Droni da 300 grammi? Ecco la proposta di DX Drone SRL. Siamo di nuovo qui per una recensione, questa volta parliamo di droni da 300 grammi, sapete benissimo perché ho postato fotografie su fotografie e anche qualche piccolo video riguardanti questi mezzi aerei a pilotaggio remoto che ci permettono di volare anche all'interno delle città, quindi dei centri urbani e all'interno di zone abitate, quindi si può sorvolare le persone, basta che non siano assembramenti, senza la necessità di ottenere gli attestati di pilotaggio VLMC piuttosto che LMC e via dicendo, ma semplicemente grazie al riconoscimento del mezzo stesso come inoffensivo, secondo l'articolo 12,5 del regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto, che trovate qui sotto in descrizione se avete voglia di leggervi un po' come funziona. Ma cosa ci fornisce DX Drone SRL? Il drone alleggerito, in questo caso uno Spark, o il semplice kit per l'alleggerimento fai da te. Insieme a questo viene fornita tutta la documentazione necessaria per poter andare a fare la dichiarazione di rispondenza direttamente ad ENAC e l'aiuto per la compilazione di tutta la documentazione necessaria da mandare tramite PEC appunto ad ENAC. Ma bando alle ciance, cosa c'è all'interno della valigetta del DX Drone X300S? Tra l'altro questa valigetta, fighissima, me l'ha mandata MC Cases e magari qui in alto andremo a fare una recensione vera e propria dedicata solo alla valigetta. Ma intanto apriamo la valigetta qui davanti a voi e vi faccio vedere che cosa c'è all'interno. Drone, radiocomando, carica batterie, paraeliche alleggeriti, carica batterie, altri carica batterie e poi ci sono degli altri scomparti, ma la recensione della scatola, del case, la facciamo appunto a parte. Ora vi mostro il piccoletto di casa DJI modificato da DX Drone SRL e vi spiego un po' come funziona. Come vedete il mezzo è lo stesso, ha semplicemente una cappottina che è stata alleggerita e alcuni passaggi che hanno permesso al mezzo di essere più leggero e di stare sotto ai 300 grammi di peso per poter poi volare, come vi dicevo prima, ovunque. Ovvio che comunque bisogna avere un po' di conoscenze, cioè non si può volare dentro gli aeroporti o vicino agli aeroporti, dentro le ATZ, in zone vietate, in zone proibite, regolamentate, insomma ci sono comunque delle regole da seguire. Tra l'altro DX Drone SRL ha deciso in partnership con TommasoCodolo.com di fare anche i corsi di specializzazione per questo tipo di mezzo, nel senso che se non ne sapete un H di droni e avete intenzione di lavorare con questi mezzi aerei a pilotaggio remoto sotto i 300 grammi senza la necessità di tutti gli attestati, chiamate me o chiamate il buon Andrea e troveremo una soluzione anche per voi per alleggerire il vostro mezzo o comprarlo già alleggerito e per imparare anche a pilotarlo. Quindi andiamo a vedere che cosa c'è all'interno della nostra valigetta, perché la parte più interessante sono proprio i paraeliche che ci permettono di rimanere sotto i 300 grammi nonostante il peso del mezzo con i paraeliche originali superi i 300, mi sembra stia sui 340 grammi. Vi spiego anche come si montano. Prima cosa da fare è togliere le eliche pigiando e ruotando. Inseriamo il primo dei paraeliche e all'interno della scatola vengono date delle fascettine apri e chiudi che ci permettono di andare a fissare il paraeliche. Quindi andiamo a inserire la prima fascetta e a stringere e a risaldare la nostra elica. E il gioco è fatto. La stessa cosa la faremo con tutti gli altri 4 paraeliche. Voilà! Ed ecco qui il nostro X300S pronto al volo. Accendiamo il radiocomando, accendiamo l'X300S. Il funzionamento è lo stesso identico ovviamente dello Spark, quindi vi faccio vedere come vola. Ce l'abbiamo qui. Ovviamente ha i sensori attivi, quindi anche dando tutto pitch in avanti
non mi viene addosso, ma per farvi vedere come funzionano i paraeliche facciamo qualche test, magari contro il muro. Disabilito i sensori e vedete che i nostri paraeliche si comportano come promesso e come dovrebbero, seppure il muro effettivamente non è particolarmente liscio. La qualità dell'immagine, per chi non lo sapesse, qua sopra comunque c'è la recensione dello Spark nudo e crudo prima che venisse alleggerito da DxDrone, ma la risoluzione massima ottenibile è di 1080p a 30 frame al secondo, ha una stabilizzazione su due assi meccanica e ci permette di ottenere delle immagini veramente veramente fluide. Che dire, a me piaceva un sacco giallo, però ci sono un sacco di opzioni coloratissime. Vedete che qui ho una quantità di cover incredibile, quindi coloratissimo, piccolissimo, leggerissimo drone DxDrone X300S, assolutamente promosso a pieni voti per questa recensione. Se vi è piaciuto il video cliccate mi piace, iscrivetevi qui sotto sul mio canale YouTube e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!